Quanto ho? Da 1 a 10? 12. 20. Tanto, parecchio. È un pezzo, diciamo, che si sposta un po' da quelle che sono le mie corde, perché comunque sia io vengo dalla roba un po' più cruda, proprio rap, dai cerchi di freestyle, dalla roba in quattro quarti. È un pezzo che nasce con lo scopo di portare qualcosa di nuovo. È stato fatto anche in questa versione per pianoforte e voce, che ho voluto riarrangiare. Adesso me la sto studiando di modo da cantarla live col piano. Ma è piaciuta, poi soprattutto su Instagram, un video Instagram che fa 500.000 di view non si vede tutti i giorni. Io penso che per fare l'ignorante ci voglia intelligenza, comunque. Sì, ho un bagaglio un po' diverso, nel senso che ho studiato tanti anni, sono impegnato, perché mi piace, cioè mi piace la musica. Un artista, per essere completo, deve secondo me essere in grado di spaziare tra una cosa e l'altra. Se no, se fai un disco di tutte tracce ignoranti o fai un disco di tutte tracce introspettive, passami il termine, frignone, cioè dopo un po' annoi. Ma guarda, il pezzo con cui è una roba che ha fatto bene, secondo me. La gente ha capito tante cose da lì, no? È un pezzo crudo, rap, che osa. Poi c'è anche questo campione dei Mobb Deep, è un valore aggiunto. Immagino che qualcuno sicuramente avrà notato questa cosa e l'avrà apprezzato. Vabbè, Drake, ho fatto una citazione in Netflix. Qualcuno subito a puntare il dito ha copiato Drake. L'ho anticipato io la gente, cioè l'ho detto io subito. È strano che nessuno ancora mi ha detto: che merda, hai copiato Drake. Guarda, l'ho vissuta bene per alcuni punti e un po' meno bene per altri. Dicono che il secondo disco per un artista sia il più difficile, l'ho sentito dire da tanta gente, perché fare il botto è il meno. La cosa fondamentale comunque è confermarsi, mantenere sempre un livello che vada in crescita. Questo spesso non è facile. Sono contento che la gente mi stia dando ancora più ragione di quando sono uscito col primo disco. Ero un po' spaventato, ho avuto bisogno dei miei tempi per impacchettare questo lavoro nella maniera migliore possibile. Capisco che giustamente qualche fan si fosse stufato nell'attendere, però è importante che il lavoro venga organizzato in una maniera professionale a 360, cioè che ci sia una dovuta promozione fatta in una certa maniera. Mi ritengo un po' nel mezzo, perché comunque sono più vicino di età appunto a questi ragazzi, a Tedu, a Izzy, a tutto quello che è il nuovo movimento, però comunque sia ho sempre quella forma di rispetto e di stima che poi appunto mi è stata ricambiata, Gue o Fibra o Luché, che mi ha fatto ovviamente strapiacere avere all'interno dell'album. E tra l'altro ho notato un sacco di rispetto quando è uscito il disco, sia dai vecchi che dai nuovi. Per dirti, ho fatto questa festa di release del disco a Milano. C'era un sacco di gente, da Noiz a Speranza, alla Dark, appunto Tedu, è passato Sfera, Draft, Golder Comi. Cioè, ho visto che nei giorni successivi comunque il disco è stato spinto da un sacco di gente, da Gali a magari Rastichi. Cioè, un sacco, veramente, sono stato proprio contento di questa cosa. Quanto contano la rima? Quanto ho? Da 1 a 10? 12. La punchline? Dipende. Contestualizzata conta, se è forzata è male. Oh. 20. Produzione? Tanto, parecchio. L'edotrip? Dipende dal pezzo, cioè non puoi fare magari una strofa per tua madre o per tuo padre e metterci in mezzo: minchia quanto sono figo perché c'ho l'orologio da 20k. Cioè, oddio, il gioco è sempre capire come contestualizzare la roba. Se prendi per esempio il pezzo che ho fatto io con Tedua, la mia strofa è una strofa che io ho scritto per mia madre. Però sì, magari c'è sicuramente una parte di ego trip nel pezzo. Se mi senti, dici: questa è l'America, come Gambino, no? C'è dell'ego trip nel dire questa roba, però comunque sia contestualizzato. Evidentemente hanno tutte le caratteristiche che servono per fare dei numeri in questo genere. Beba e Shadia, in senso buono del termine, sono due tamarre per come si approcciano alla roba, no? A me piace molto questa cosa. Pristis, secondo me, è più educata, canta, ha un bell'immaginario. Sono comunque tre prodotti molto validi, cioè le rispetto tutte e tre.